Buongiorno o bentornati sul nostro canale da Elisa ed Enrico. Oggi siamo a Trieste. Esatto, e incominciamo portandovi a visitare il castello di Miramare. Andiamo a vedere quanto è bello. Dal parcheggio vi è una bella camminata sul mare, dichiarata area marina protetta, dove troverete anche il biodiversitario marino da visitare. E dopo il biodiversitario siamo arrivati anche al castello di Miramare. Sono entrambi compresi nella Friuli Venezia Giulia Card che abbiamo fatto online prima di arrivare. Quindi a un costo inferiore potete entrare in più musei o visitare più cose qua a Trieste. E con quella da 48 ore vi viene 25 euro, invece quella? Quella da una settimana costa 39 euro. Ma adesso andiamo a vedere il castello. Andiamo a vedere quanto è bello pure dentro. Ed incominciando dalla scala, parte più famosa e particolare del castello, visitiamo questa magnifica residenza reale, realizzata alla metà del 1800 dall'impero asburgico, di cui conserva molte caratteristiche. Poi facciamo pure una bella passeggiata nel parco del castello, che è gratuito, stupenda cornice con una vista privilegiata sul mare. Abbiamo davvero iniziato col botto qua a Trieste. Sì, abbiamo visto questo castello, finora visto sempre tante volte in foto, dicevamo che bello, video. Che bello, un giorno ci andremo anche noi, eccoci qui. Ora andiamo direttamente in piazza Sant'Antonio Nuovo a vedere il Tempio Serbo Ortodosso e anche il Canal Grande di Trieste. Andiamo! Il Tempio Serbo Ortodosso è imponente e molto colorato al suo interno, come la maggior parte delle chiese di questo tipo. Poi, sempre su Piazza Sant'Antonio Nuovo, potete trovare anche la chiesa che dà il nome alla piazza. Eli, per educazione, anche tu saluta come lui. Tre volte, pure lui lo dice, iscrivetevi al canale. Per tre volte, iscrivetevi al canale. Arriviamo poi in piazza del Ponte Rosso, suggestiva e piena di punti di interesse, e attaccata al famoso Canal Grande di Trieste. Bellissimo passeggiare per Trieste, ci è piaciuta sin dall'inizio, ma ora uno dietro l'altro. Piazza della Borsa. E poi il Teatro Romano. Piazza della Borsa è stata il centro economico della città per tutto il XIX secolo ed è anche conosciuta come il secondo salotto buono cittadino, e dove potete anche trovare la Galleria Tergesteo e subito nelle vicinanze il ben conservato Teatro Romano. Ma quanto è tenuto bene! Sì, i romani comunque le cose le sapevano fare bene. Sì, sì. Niente da dire. Ed eccoci finalmente, dove siamo arrivati, Eli? In Piazza dell'Unità d'Italia. E beccatevi sta panoramica! Una delle piazze più belle, più grandi d'Italia e soprattutto affacciata direttamente sul mare. Eh sì! È la piazza principale della città e prese il nome dopo l'annessione all'Italia nel 1918. È la sede dei più importanti palazzi, uffici pubblici e amministrativi della città e della regione. In seguito siamo poi andati a cena al ristorante Buffet da Rudi, ma questo lo potete andare a vedere nel video già uscito sui cibi tipici di Trieste. Buongiorno! Buongiorno! Ieri non vi abbiamo neanche salutato, perdonateci, ma abbiamo finito di mangiare, ha cominciato a diluviare, quindi siamo scappati dentro il furgone, ci siamo messi a dormire e buonanotte. E quindi ci siamo balzati la buonanotte. E ora dove siamo, Eli? Ora siamo venuti al santuario di Monte Grisa, che oltre a essere una chiesa da una forma davvero particolare, adesso ve la facciamo vedere, è anche uno dei punti panoramici più belli per vedere Trieste dall'alto e tutto il suo golfo.
è immerso anche nella natura del parco, della trincea, del litorale a Contovello. Che nomi difficili qua, lo però, so, eh. C'era scritto così. C'è un odore di pino e alberi buonissimo. Ah, si sta benissimo qua. La vista dal santuario di Montegrisa è il miglior modo per iniziare la giornata ed è assolutamente da non perdere. Comunque ragazzi, che bel modo di iniziare la giornata. Eh sì, subito dal punto panoramico per vedere Trieste dall'alto e adesso andiamo a vedere anche il santuario. Andiamo a vederlo. Il formaggino. Costruito ed inaugurato negli anni 60, il santuario è un'imponente struttura in cemento armato con due chiese sovrapposte. Adesso invece andiamo a fare colazione, ma comunque Trieste è bella, ma vogliamo parlare di Giovannino? Ma quanto è bello! Poi ci imbattiamo nel tratto tranviario o piccina, che ha record di tram marciante più vecchio d'Europa. Quando siamo andati noi però era sospeso per collaudo. Sul tragitto abbiamo beccato il tram per l'Opicina, che ora è fermo, speriamo che lo riattivino prossimamente, godetevelo voi in futuro. Dopo abbiamo fatto colazione alla pasticceria La Bomboniera, esperienza che trovate nel video sui cibi tipici di Trieste. E dopo quest'ottima colazione siamo venuti qua a salutare James, conosciuto meglio come Joyce, insomma, uno poco famoso. Vabbè, noi continuiamo il nostro giretto di Trieste. Ciao, vieni con noi? Ha detto ci pensa. E alla fine arriviamo al famoso molo di Piazza Unità. Bello sto molo, Eli. Sì, non saprei come definirlo se non audace. Audace, vero? Molo audace. Viste le statue vicino al molo, ritorniamo in Piazza Unità per prendere un caffè al famoso Caffè degli Specchi, che vi abbiamo già mostrato nel video sui cibi tipici. Adesso andiamo a salutare Italo Svevo e andiamo a vedere i musei vicino a lui. Ce ne sono un po', ma tanto noi siamo a posto perché abbiamo la Friuli Venezia Giulia Card. Verso l'infinito e oltre con la Friuli Venezia Giulia Card. Ora che siamo venuti a salutare pure Italo, meglio conosciuto come Svevo, possiamo continuare ad andare a vedere gli altri musei. Iniziamo dal Museo Revoltella, che ci ha davvero colpito per la bellezza delle sue opere e per lo sfarzo delle sue sale. Passando poi per Piazza Venezia, arriviamo al Salone degli Incanti, centro espositivo polivalente che accoglie manifestazioni e mostre e che un tempo era la pescheria centrale cittadina. Facciamo una passeggiatina per il porto, fino ad arrivare al Museo Ferroviario di Trieste, che purtroppo era chiuso per lavori. E dopo un pranzetto veloce al supermercato, siamo finalmente arrivati all'Arco di Riccardo. Eccolo lì, non è quello di mio fratello. E ora proseguiamo verso il Castello di San Giusto. Andiamo! Passati sotto l'Arco di Riccardo, incominciamo a salire verso il castello. Ma prima arriviamo alla Cattedrale di San Giusto, Duomo e primo edificio religioso della città, dove prima di visitarlo saliamo sul suo campanile al costo di 2 euro. E da là sopra la vista sulla città merita proprio. Thank you.
Finalmente arriviamo alla Fortezza Museo di San Giusto, dimora storica e museo civico di Trieste, contenente il Museo dell'Armeria e il lapidario Tergestino. In più potrete camminare sulle sue mura fino a vedere il bastione rotondo e la sua magnifica vista su Trieste. Poi riscendiamo in città verso un museo particolare. Bella visita al castello di San Giusto, ne valeva la pena? Sì, adesso andiamo a visitare il Museo della Bora, che è imperdibile visto che siamo a Trieste. Andiamo. Dobbiamo andare un po' di corsa perché abbiamo l'appuntamento alle 5:30, sono le 5:29. Noi come sempre, dai, andiamo. Last second. E ovviamente nella città della Bora non si può non visitare il Museo della Bora. Bellissima visita davvero, abbiamo anche le nostre girandoline. Poi per cena siamo andati al Bar Buffet Marascutti, locale storico che troverete nel video sui cibi tipici di Trieste. Ora siamo tornati nel nostro camperino, vi diamo la buonanotte da qui e ci vediamo domani per l'ultimo giorno a Trieste. Domani! Buongiorno! Buongiorno, iniziamo quest'ultima mezza giornata qui a Trieste perché poi ci sposteremo altrove. Da un posto dai ricordi tristi ma che è giusto non dimenticare. Siamo alla risiera di San Sabba, leggermente fuori dal centro della città, e questo è stato l'unico campo di concentramento in Italia dotato anche di un forno crematorio. La risiera di San Sabba è un posto che vi lascerà il segno a livello emotivo e vi farà capire quanto l'odio e la guerra non valgano quanto il valore della vita e l'amore. E arrivati finalmente a Foro della Vittoria, ce l'abbiamo qua dietro. Ecco, purtroppo riusciamo a farvelo vedere solo così dal basso perché non c'è parcheggio, noi con Giovannino siamo un po' ingombranti, non sappiamo dove lasciarlo. E quindi accontentatevi, salite esatto, voi al posto nostro. Anche perché siamo un po' di corsa che vi dobbiamo portare alla Grotta del Gigante. Infatti ci vediamo là. Il faro che si affaccia sul golfo è anche un maestoso monumento commemorativo dei caduti del mare della Prima Guerra Mondiale. Arrivati, come al solito siamo di corsa, quindi andiamo subito ad esplorare la grotta. Andiamo, e anche questa è nella Friuli Venezia Giulia Card e ne approfittiamo. Incominciamo la visita dal museo, prima di scendere nella sala naturale più grande al mondo. Mamma mia, pazzesca, è enorme, gigante proprio. Bellissima esperienza anche qua, davvero, da fare, da non perdere. Si conclude qui il nostro itinerario di 2 giorni a Trieste. Speriamo che tutte le cose che abbiamo visto possano esservi utili per organizzare il vostro di viaggio in questa bellissima città che ci ha sorpreso. Esatto, se così fosse, mi raccomando, mettete like, iscrivetevi al canale e seguiteci anche sui social, già che ci siete. E alla prossima tappa. Io vedo che non ci seguite, seguiteci. Seguiteci. Alla prossima. Ciao. Buono.